Ciao a tutti, questo è un nuovo video, un nuovo vlog e volevo parlarvi questa volta della mia esperienza, della mia prima e unica fino adesso esperienza lavorativa. E ho lavorato in un call center l'anno scorso per 3 mesi, dal febbraio a maggio, e questo call center sta in provincia di Salerno e ho firmato un contratto a progetto. E ho scoperto questo lavoro tramite un sito subito.it. Ho mandato l'email con il numero di telefono e il nome e dopo pochi giorni mi hanno contattato. E quando sono andato lì mi hanno chiamato mi hanno contattato per dirmi la data dell'incontro tra quelli che avevano mandato la richiesta per l'occupazione di operatore call center e hanno detto che ci stavano 5 giorni di corso di formazione, ci hanno informato praticamente su cosa, sui corsi di formazione, sui giorni di prova pratica, nel caso avessimo proseguito, e poi sull'inizio del periodo di lavoro. Praticamente ci stavano 5 giorni di formazione e 3, no, 2 giorni di prova. In questi 5 giorni ci hanno spiegato praticamente alcuni termini, l'upload, download, le varie offerte. E poi, poi se avessimo proseguito, dovevamo fare altri 3 giorni di prova in cui ci mettevamo in una posizione della sala dove stanno i computer per fare la prova. Praticamente ti mettono, ci stanno gli operatori si mettono, gli operatori hanno delle posizioni, delle sorte di cabine dove praticamente c'è una cuffia incorporata di microfono e uno schermo, un computer dove c'è un'applicazione che dove riceve dove fa delle chiamate automatiche a dei clienti che non hanno fast web e quest'altro. E i dipendenti dell'azienda i lavoratori dell'azienda di call center, gli operatori di call center sono divisi in gruppi. Ci sta un gruppo che si dedica alle offerte mobile, ci sta un altro gruppo che si dedica alle offerte fisse e mobile, tutte e due. Invece c'è chi si dedica all'operatore alle offerte solo fisse, e c'è invece chi si dedica alle offerte, per esempio extra, per esempio Sky Fastweb. E a me mi hanno fatto un contratto da 3 mesi, e quando mi hanno durante prima de, alla fine del periodo di prova mi hanno chiesto i turni, ti chiedono i turni e poi ti danno un orario in base cioè ti chiedono su quale orario sei disponibile e poi si cercano di sistemare l'orario in base al tuo orario di disponibilità. E praticamente all'inizio, dico la mia esperienza, all'inizio io ho avuto un po' di difficoltà perché comunque erano i miei primi giorni, le prime volte in cui chiamavo dei clienti. E praticamente appena mi dicevano di no, quando gli spiegavo l'offerta e loro mi dicevano di no, io chiudevo la telefonata e ho detto vabbè, ok, la ringrazio, arrivederci. Però poi col tempo, anche con l'aiuto dei miei capo, forse lo dovevo dire prima, dei miei capogruppi, sono riuscito a migliorare, comunque ad andare avanti nel dialogo, a proseguire, a cercare di continuare il dialogo con il cliente nel caso il cliente non fosse interessato. E una cosa che non mi sono dimenticato è che questi gruppi che vi ho appena detto sono divisi, allora sono divisi in team. E ogni team ha un coordinatore o due coordinatori. E questi
coordinatori ti cercano di darti assistenza, di darti qualche consiglio, oppure comunque sono sempre disponibili nel caso tu avessi difficoltà e quant'altro. E poi non ci sono solo loro, ma nel team ci stanno anche gli operatori veterani oppure senior, i quali hanno questo operatori da tanto tempo e quindi sono diventati nel tempo esperti, quindi senior nel settore, e quindi anche loro ti aiutano, per esempio quando stai facendo un contratto, e loro ti danno una mano nel caso i coordinatori fossero occupati ad aiutare altri operatori. Quando ho iniziato il periodo di lavoro, mi hanno dato un username e una password nell'applicazione, perché comunque ogni volta che tu usi l'applicazione nel quel computer, può capitare che tu poi vai in un altro computer, perché comunque vai in diverse postazioni, cioè sta in un certo luogo, però una serie di computer, però non può capitare che tu da un computer vai a un altro e poi vai in un altro, quindi può capitare che non vai in un diverso computer, e quindi devi mettere un username e una password in modo che quelle chiamate che tu hai fatto siano solo tue, cioè te le gestisca solo tu e non qualcun altro. Noi ci vediamo al prossimo blog, Raffa Blog, penso che farò un Raffa Blog a breve, e ciao a tutti!